Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Danglars salutò con un leggero cenno del capo, indicando con la mano al conte di sedersi su una seggiola di legno dorata, con cuscini di seta bianca broccata in oro. Il conte si sedette. «Ho l'onore di parlare al signore di Montecristo?» «E io», rispose il conte, «al barone Danglars, cavaliere della Legion d'Onore, membro della Camera dei Deputati?» Montecristo ripeteva tutti i titoli che aveva trovato sul biglietto da visita del barone. Danglars accusò la botta e si morse le labbra. «Scusatemi, signore», disse, «di non avervi dato subito il titolo con il quale mi siete stato annunciato, ma lo sapete, viviamo sotto un governo democratico». «Di modo che», rispose Montecristo, «conservando l'abitudine di farvi chiamare barone, avete perso quella di chiamare gli altri conte». «Ah, non ci faccio caso neppure per me», rispose Danglars con indifferenza. «Mi hanno fatto barone e cavaliere della Legion d'Onore per i servigi resi, ma...» «Ma voi avete rinunciato ai titoli come in altri tempi hanno fatto Montmorency e Lafayette?» «Ah, è un bel esempio da seguire, signore». «Non proprio», disse Danglars imbarazzato. «Per i domestici, capirete. Sì, sì, sì. Voi siete barone per la servitù, signore per i giornalisti e cittadino per i vostri committenti». Danglars si morse le labbra. Vide che su quel terreno non poteva competere con Montecristo. Cercò dunque un terreno a lui più familiare. «Signor Conte», disse inchinandosi, «ho ricevuto una lettera di avviso della casa Thompson & French. Questa lettera apre al signor Conte di Montecristo un credito illimitato nella mia banca». «Ebbene, signor barone, che vi trovate di strano?» «Niente, signore, fuorché la parola illimitato». «Perché? Forse questa parola non è francese? Anche se quelli che scrivono sono anglosassoni? Oh, via, signore, per la sintassi non c'è niente da ridire, ma non è così per la contabilità. Ma la parola illimitato in materia di finanza è tanto vaga che è illimitata, non è vero?» disse Montecristo. «Precisamente questo volevo dire. Ciò che è vago è dubbio, e il saggio dice: astieniti dal dubbio». «Il che significa», replicò Montecristo, «che se la casa Thompson & French è disposta a fare delle pazzie, la casa Danglars non è disposta a seguirne l'esempio». «Come sarebbe a dire, signor Conte?» «Sì, senza dubbio Thompson & French fanno gli affari senza limiti di cifre, ma il signor Danglars dà un limite ai suoi. È un uomo saggio, come si vantava poco fa». Il banchiere credette finalmente giunto il momento di prendere il sopravvento. Si rovesciò sulla poltrona e con un sorriso grossolano e orgoglioso disse: «Oh, signore, non abbiate alcun timore nel chiedere. Potrete convincervi che le cifre della casa Danglars, per quanto limitate, possono soddisfare le più grandi esigenze, e potreste anche chiedere un milione». «Sarebbe a dire?» disse Montecristo. «Dico un milione», disse Danglars con la spavalderia dello stolido. «E che me ne farei di un milione?» disse il conte. «Buon Dio, signore! Se mi fosse servito solo un milione, non mi sarei fatto aprire un credito presso di voi per una simile miseria. Un milione! Ma ho sempre un milione nel mio portafoglio o nel mio scrigno da viaggio». Bisognava atterrare, non pungere, un uomo come Danglars. Il colpo di mazza fece il suo effetto. Il banchiere vacillò ed ebbe le vertigini, spalancò su Montecristo due occhi ebeti, la cui pupilla si dilatò a dismisura. «Su via, confessatemi», disse Montecristo, «che diffidate della casa Thompson & French. Mio Dio, la cosa è semplicissima. Io però ho previsto il caso e, sebbene estraneo agli affari, ho preso le mie precauzioni. Ecco dunque due altre lettere simili a quella che vi fu scritta. Una è della casa Arenstein di Vienna, per il barone Rothschild. L'altra è della casa Baring di Londra, per il signor Lafitte. Dite una parola, signore, e vi toglierò qualunque preoccupazione, presentandomi all'una o all'altra di queste due banche». Era finita. Danglars fu sconfitto. «Oh, signore, ecco tre firme che valgono fior di milioni.
disse alzandosi come per salutare la potenza dell'oro personificata nell'uomo che aveva davanti. 3 crediti illimitati per le nostre 3 prime banche. Perdonatemi, signor Conte, ma mentre cesso di essere diffidente, mi sarà permesso di essere meravigliato. Non sarà certo una banca come la vostra quella che può meravigliarsi. E ora che non avete più alcuna diffidenza, fissiamo, se volete, una somma per il primo anno. Sì, 6 milioni, per esempio. 6 milioni, va bene, va bene, disse Danglars con voce soffocata. Il denaro sarà in casa vostra domattina alle 10, signor Conte. Metà oro e metà biglietti, per favore, disse Montecristo alzandosi. Ora, permettetemi di presentarvi alla signora Danglars. Scusate la mia premura, ma un cliente come voi fa quasi parte della famiglia. La baronessa Danglars, la cui bellezza poteva ancora essere ammirata malgrado i suoi 36 anni, era al pianoforte, mentre Lucien Debré, seduto ad un tavolino di lavoro, sfogliava un album. Lucien aveva avuto il tempo, prima dell'arrivo del conte di Montecristo, di raccontare alla signora Danglars molte cose su di lui. La baronessa ricevette Danglars con un sorriso, cosa insolita da parte sua, quanto al conte ricevette in cambio del suo saluto una cerimoniosa ma nello stesso tempo graziosa riverenza. In quel momento entrò la cameriera prediletta della baronessa Danglars e, avvicinandosi alla padrona, le mormorò alcune parole all'orecchio. La signora impallidì. «Impossibile!» disse. «Eppure, questa è l'esatta verità, signora!» rispose la cameriera. La signora Danglars si volse al marito. «È vero, signore?» domandò. «Che cosa?» chiese Danglars visibilmente agitato. «Ciò che mi ha detto adesso la cameriera!» «E che cos'è che vi ha detto?» «Che quando il mio cocchiere è andato per attaccare i miei cavalli alla carrozza, non li ha trovati in scuderia. Che significa? Voglio saperlo!» «Signora!» disse Danglars. «Ascoltatemi! Oh, vi ascolto, signore, perché sono proprio curiosa di sentire ciò che avrete da dirmi. E questi signori saranno i nostri giudici, e comincerò con il dire loro come stanno le cose. Signori», continuò la baronessa, «il signore barone Danglars ha 10 cavalli in scuderia. Fra essi ce ne sono 2, i miei grigi pomellati. Ebbene, proprio quando la signora di Villefort mi chiede in prestito la mia carrozza e io gliel'ho promessa per domani al Bois, ecco che i 2 cavalli non si trovano più. Il signor Danglars avrà trovato da guadagnarvi sopra qualche migliaio di franchi. Ah, che brutta razza, mio Dio, è quella degli speculatori!» «Signora», rispose Danglars, «i cavalli erano troppo vivaci, avevano appena 4 anni e avevo paura per voi». La baronessa si strinse nelle spalle con l'aria del più profondo disprezzo. Danglars finse di non essersi accorto di questo gesto e volgendosi a Montecristo. «In verità mi dispiace non avervi conosciuto prima, signor Conte», disse. «So che state arredando la vostra casa». «Sì», disse il conte, «e cercavo anche dei cavalli». «Ah, ve li avrei proposti, perché i miei li ho ceduti per niente, ma, come ho detto, volevo disfarmene. Erano cavalli troppo focosi». «Signore», disse il conte, «vi ringrazio. Ne ho acquistati questa mattina 2 molto buoni e non a caro prezzo. Anzi, guardate, signor Debré, voi siete un esperto, vero?» Mentre Debré si avvicinava alla finestra, Danglars si accostò a sua moglie. «Immaginatevi, signora», disse a bassa voce, «sono venuti a offrirmi un prezzo esorbitante per quei cavalli. Non so chi sia il pazzo sulla via di rovinarsi che mi ha inviato questa mattina il suo intendente, ma il fatto è che vi ho guadagnato 16.000 franchi. Non mi rimproverate, ne darò a voi 4.000 e 2.000 a Eugénie». La signora Danglars fece cadere sul marito uno sguardo terribile. «Oh mio Dio!» gridò Debré. «Che accade?» domandò la baronessa. «Ma non mi inganno, certo! Quelli sono i vostri cavalli attaccati alla carrozza del conte! I miei grigi pomellati!» gridò la signora Danglars e si lanciò verso la finestra. «Sì, infatti sono i miei cavalli!» Danglars rimase di sasso. «Possibile!» disse Montecristo fingendo meraviglia. «È incredibile!» mormorò il banchiere. La baronessa disse 2 parole all'orecchio di Debré, che a sua volta si accostò al conte. «La baronessa vuole sapere quanto ve li ha fatti pagare suo marito». «Ah, non lo so bene»,
disse il conte. «È una sorpresa che mi ha fatto il mio intendente e credo che mi costi 30.000 franchi». Debray andò a riportare la risposta alla baronessa. Le sopracciglia della baronessa si erano già aggrottate e come quelle di Giove Olimpico presagivano un uragano. Debray, che lo sentiva arrivare, prese il pretesto di un affare e si accomiatò. Montecristo, che non voleva, rimanendo più a lungo, guastare una posizione da cui contava di trarre qualche vantaggio, salutò la signora Danglars e si ritirò, abbandonando il barone alla collera della moglie. Due ore dopo la signora Danglars ricevette una graziosa lettera del conte di Montecristo, il quale le diceva che, non volendo cominciare il suo ingresso nel mondo parigino facendo disperare una bella donna, la supplicava di riprendere i suoi cavalli. Avevano gli stessi finimenti che lei aveva visto la mattina, soltanto in ciascuna rosetta che portavano sotto l'orecchio il conte aveva fatto mettere un diamante. La sera il conte partì per Auteuil, accompagnato da Ali. L'indomani, verso le 3, Ali fu chiamato da un tocco del campanello ed entrò nel salotto del conte. «Ali», disse il conte, «tu mi hai spesso accennato alla tua destrezza nel lanciare il laccio». Ali fece segno di sì e si raddrizzò con fierezza. «Ma arresteresti nella loro corsa due cavalli furiosi?» Ali sorrise. «Ebbene, ascolta», disse Montecristo. «Fra poco passerà di qui una carrozza trascinata da due cavalli grigi pomellati imbizzarriti, gli stessi che io avevo ieri. Dovessi farti schiacciare, bisogna che fermi quella carrozza davanti alla mia porta». Ali scese in strada e tracciò davanti alla porta una linea nella polvere. Quindi rientrò e mostrò la linea al conte, che lo aveva seguito con gli occhi. Il conte gli batté dolcemente sulla spalla, era il suo modo di ringraziare Ali. Poi il moro andò a fumare la pipa nel punto in cui la strada formava un angolo con la casa, mentre Montecristo si ritirò, senza più occuparsi di niente. D'improvviso si udì un rimbombo lontano che si avvicinava con la rapidità del fulmine, quindi comparve una carrozza, il cui cocchiere tentava inutilmente di trattenere i cavalli che correvano furiosi, con i peli irti e si avventavano con impeto insensato. In un baleno Ali depone la pipa, prende il laccio, lo lancia, avvolge con triplice giro le zampe anteriori del cavallo di sinistra, ma questi, preso dal laccio, dopo tre o quattro passi si abbatte, cade sul timone che spezza, paralizzando così gli sforzi del cavallo rimasto in piedi per continuare la corsa. Il cocchiere approfitta di quell'attimo per saltare a terra, ma già Ali ha afferrato con le sue mani di ferro il secondo cavallo, che, nitrendo di dolore, si stende, fremente, vicino al compagno. Per l'intera azione bastò solo il tempo che occorre una pallottola per cogliere nel segno. Ma bastò perché un uomo della casa davanti alla quale accadeva l'incidente si lanciasse fuori accompagnato da molti servitori, mentre il cocchiere apre la porta e gli strappa dalla carrozza la dama che con una mano si aggrappa al cuscino, mentre con l'altra stringe al petto il figlio svenuto. Montecristo li trasportò entrambi nel salone e li fece sdraiare sul sofà. «Non temete più niente, signora», disse. «Siete salva». La donna tornò in sé e per risposta accennò al figlio con uno sguardo più eloquente di tutte le preghiere. Infatti il ragazzo era sempre svenuto. «Sì, signora, capisco», disse il conte esaminando il fanciullo, «ma state tranquilla, non gli è accaduto alcun male, la sola paura lo ha messo in questo stato». «Ah, signore», gridò la madre, «non dite questo soltanto per tranquillizzarmi. Vedete com'è pallido. Figlio mio, mio Edouard, rispondi dunque a tua madre. Ah, signore, mandate a cercare un medico. La mia fortuna è di chi mi restituisce il figlio». Montecristo fece un gesto per calmare la madre affranta e, aperto un bauletto, ne prese una piccola bottiglia di cristallo di Boemia incrostata d'oro contenente un liquore rosso come il sangue e ne lasciò cadere una sola goccia sulle labbra del ragazzo, il quale, benché sempre più pallido, riaprì subito gli occhi. A quella vista la gioia della madre divenne quasi un delirio. «Dove sono? Dove sono?» gridò. «E a chi devo tanta felicità dopo una prova così crudele?» «Voi siete, signora», rispose Montecristo, «in casa di un uomo felice di avervi potuto risparmiare un dolore».
«Ah, maledetta curiosità!» disse la dama. «Tutta Parigi parla dei magnifici cavalli della signora Danglars e io ho avuto la follia di volerli provare!» «Come?» gridò il conte con una sorpresa recitata stupendamente. «Quelli sono i cavalli della baronessa Danglars?» «Sì, signore. La conoscete? La signora Danglars? Ho questo onore. E la mia gioia è doppia nel vedervi salva dal pericolo che vi hanno fatto correre questi cavalli, mentre voi avreste potuto dare la colpa a me. Li avevo acquistati dal barone, ma la baronessa mi parve talmente afflitta che glieli rimandai ieri pregandola di volerli accettare dalle mie mani.» «Ma allora, siete il conte di Montecristo di cui ieri mi ha tanto parlato Hermin?» «Sì, signore», rispose il conte. «E io, signore, sono Eloise di Villefort.» Il conte la salutò come se quel cognome gli fosse del tutto sconosciuto. Se il conte di Montecristo fosse vissuto da lungo tempo nella società parigina, avrebbe apprezzato in tutto il suo valore la gentilezza che gli faceva Villefort con una sua visita. «Signore», disse Villefort con il tono stridulo che assumono i magistrati nelle loro perorazioni, «il prezioso servigio che ieri avete reso a mia moglie e a mio figlio mi obbliga a ringraziarvi. Vengo dunque a compiere questo dovere e a esprimervi tutta la mia riconoscenza.» E nel pronunciare queste parole, l'occhio severo del magistrato nulla aveva perso della sua abituale arroganza. «Signore», replicò il conte a sua volta con una freddezza glaciale, «sono molto fortunato di avere potuto conservare un figlio a sua madre, perché si dice che l'amore materno sia il più forte e il più santo di tutti. E questa fortuna che mi sono procurato vi dispensava, signore, dal compiere un dovere di cui certamente mi onoro, poiché so che il signore di Villefort non prodiga facilmente il suo favore, ma che per quanto prezioso non vale per me l'intima soddisfazione.» Villefort, stupito da questa uscita che non si aspettava, girò gli occhi intorno a sé, come per riprendere con un pretesto la conversazione che era già caduta e che sembrava essersi infranta, cadendo. Vide la carta su cui era assorto Montecristo quando era entrato e riprese. «Vi occupate di geografia, signore? È uno studio prezioso, specialmente per voi che, a quanto dicono, avete già visitato tanti paesi quanti ce ne sono su quell'Atlante.» «Sì, signore», rispose il conte. «Ho voluto fare sulla specie umana colta nella vita abituale ciò che voi fate ogni giorno sulle individualità eccezionali, cioè uno studio fisiologico. Ho pensato che mi sarebbe stato più facile scendere dal generale al particolare che dal particolare risalire al generale. È un assioma algebrico che vuole che si proceda dal noto all'ignoto e non dall'ignoto al noto.» «Ah, voi filosofate», disse Villefort. «Ebbene, signore, parola d'onore, se non avessi nulla da fare come voi, cercherei un'occupazione meno triste.» «È vero, signore», rispose Montecristo. «E l'uomo è un laido verme, se lo si osserva con il microscopio. Ma avete detto che io non ho niente da fare. Vediamo. Crederete forse di avere qualche cosa da fare, o, per parlare più chiaramente, credete che ciò che fate possa chiamarsi qualcosa?» Il procuratore del re si mise a riflettere per rispondere. «Signore», disse il magistrato, «ci sono i nostri codici con i loro articoli contraddittori, tolti dai costumi dei Galli, dalle leggi romane o dagli usi franchi. Ora, la conoscenza di tutte queste leggi, e ne converrete, si acquista solo con molte fatiche. Ci vuole certo un lungo studio per acquisire tale conoscenza e una gran forza di memoria perché non venga dimenticata una volta acquisita.» «Sono del vostro parere, signore. Ma tutto ciò che sapete riguardo al codice francese lo so anche io. Ma non solamente riguardo a questo codice, ma a quello di tutte le nazioni. Le leggi indiane, turche, giapponesi, mi sono tanto familiari quanto le leggi francesi. Quindi avevo ragione di dire che relativamente, perché tutto è relativo, a tutto ciò che ho fatto io, voi avete fatto ben poco, e che relativamente a quanto ho imparato io, voi avete molto da imparare.» «Ma con quale scopo avete imparato tutto questo?» chiese Villefort meravigliato. Montecristo sorrise. «Bene, signore», disse, «mi accorgo che, malgrado la reputazione per cui siete ritenuto un uomo superiore,
Voi vedete ogni cosa sotto il punto di vista più ristretto e circoscritto che sia stato permesso all'umana intelligenza di abbracciare. Spiegatevi, disse Villefort, sempre più confuso. Non vi capisco molto bene. Dico, signore, che con gli occhi fissi sull'organizzazione sociale delle nazioni, voi vedete solo i congegni della macchina e non l'operaio sublime che la fa agire. Vedete davanti a voi e intorno a voi solo i titolari dei posti, i cui diplomi sono stati firmati dal ministro o dal re, e solo gli uomini che Dio ha messo al di sopra dei titolari, dei ministri e del re, dando loro una missione da compiere e non un posto da occupare. Io dico che questi sfuggono alla vostra corta vista. Ciò è proprio dell'umana debolezza e degli organi deboli e imperfetti. Tobia prendeva l'angelo che doveva rendergli la vista per un giovane qualsiasi. Le nazioni prendevano Attila che doveva annientarle per un conquistatore come tutti gli altri. Dovettero entrambi svelare la loro missione celeste perché gli uomini comprendessero. Fu necessario che uno dicesse: «Io sono l'angelo del Signore», e l'altro: «Io sono il flagello di Dio», perché la missione divina fosse rivelata. «Allora», disse Villefort con stupore sempre crescente e credendo di parlare ad un pazzo o a un ispirato, «voi vi considerate come uno di questi esseri straordinari che avete nominato?» «E perché no?» disse freddamente Montecristo.